Sport, scuola e sociale. Il rugby entra nelle scuole. Per la verità vi era già entrato da tempo con il rugby Viadana, ma questa volta si fa un passo in più. Martedì pomeriggio alle 17:30 Roberto De Biase, assieme all'educatrice Claudia e al responsabile del settore giovanile Alberto Bronzini, al giocatore della prima squadra Andrea Denti, hanno incontrato gli studenti della scuola primaria Parazzi di Cicognara per un accordo con la dirigente Mariella Ceccarelli, che molto ha creduto nello sport come veicolo di socialità, lasciando scegliere agli studenti l'attività preferita. Dopo il calcio, molti hanno detto rugby, essendo del resto Viadana la città della palla ovale. Per un progetto importante che si svolgerà qui sul territorio e darà la possibilità a tante famiglie e agli studenti di questa scuola e anche a quella di Cogozzo di partecipare a un progetto di rugby al campo Zaffanella. Siamo stati invitati dalla scuola primaria Parazzi e abbiamo aderito a questo progetto nella speranza che più bambini possano fare sport, più bambini possibili, bambini e bambine, possano giocare a rugby. Sicuramente lo sport è un veicolo importante soprattutto per l'inclusione, per le relazioni. Visto il momento storicamente difficile che noi viviamo, l'obiettivo della scuola è creare occasioni che consentano ai bambini di socializzare, non necessariamente i bambini dello stesso gruppo classe. La volontà è quella infatti di avvicinare i ragazzi più giovani al rugby per favorire la socialità e la voglia di stare insieme, divertendosi e portando avanti un percorso anche salutare, per venire incontro alle famiglie, specie quelle monoreddito o magari che più faticano a inserirsi nel tessuto connettivo del vivere quotidiano. Il rugby Viadana mette a disposizione educatori, allenatori e pure i pulmini che passano a prendere i ragazzi stessi da casa. La scuola copre invece parte delle spese. A fine stagione, ossia a giugno, i bambini e i ragazzi più meritevoli, che per il momento faranno parte delle varie squadre, dall'under 7 a salire in base all'età, otterranno la possibilità di una borsa di studio, dunque di un aiuto economico per gli studi, e al contempo di iscriversi al prossimo anno sportivo senza pagare la quota di iscrizione.